l'eguaglianza è stato un valore che è stato gettato via dalla sinistra e in buona misura le zone forti e le aree forti sono diventate sempre più forti, mentre le aree deboli e le aree sociali deboli sono diventate sempre più deboli. Ecco, questa è una sfida che un partito come il Partito Democratico, a partire dal suo programma, ma anche dalle sue politiche e dai progetti che ha, ha deciso di correre, ed è questa una delle ragioni per cui io in qualche modo ho pensato che fosse questa una partita da giocare. E mi dici ciao, che bello è vivere. Ci troviamo in un tempo in cui del diritto al lavoro abbiamo sentito parlare dalla destra che ci ha governato fino a questo momento, e devo dire con tutto il rispetto anche da parte della formazione di Monti, soltanto in termini di riduzione dei salari, abbattimento del costo del lavoro, flessibilizzazione, mentre a me mi pare che la realtà domanda altro. Domanda lavoro, lavoro buono, lavoro a tempo determinato, diritti allargati a tutti i lavoratori, diritto alla maternità universale, cassa integrazione guadagni anche per il lavoro precario, cioè esattamente il contrario. Se vivere per te, ora soffia il Puglia, questa regione può essere un elemento decisivo affinché il mezzogiorno sia il paradigma dentro il quale costruiamo questo nuovo modello di sviluppo, proprio perché non può essere una sorta di palla al piede del paese, non il problema, ma la soluzione di un processo di ricostruzione del paese, dentro il quale l'Italia riparte e diventa decisiva anche dentro il rapporto con l'Europa, perché è in grado di valorizzare quella parte del paese, cioè il mezzogiorno, che è l'unica in condizione di farla ripartire e di metterla in contatto, in relazione tra il nord e il sud del Mediterraneo, tra il nord dell'Europa e il sud dell'Europa, che diventa un epicentro fondamentale dei cambiamenti che in questa parte del mondo stanno accadendo.